Buon pomeriggio a tutti e a tutti e ben ritrovati per questo nostro ultimo incontro sull'alternativa nella storia. Quest'oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere come nostro ospite il professore Carlo Ginsburg, eh, già professore presso le università, presso le università di, di Bologna, di, di Harvard, Yale, Princeton, dell'Università della California e eh, della Scuola Normale Superiore di, di Pisa nonché autore di numerosi e importanti saggi tradotti in più di 20 lingue, tra cui mi limito solo per ragioni di tempo a, a ricordare in particolare Il formaggio ai vermi, Il cosmo di Mugnato del 500, edito per la prima volta da Einaudi nel 1976 e ripubblicato nel 2019 sotto una nuova veste editoriale con una postfazione da Adelphi, e il più recente, non di Manco, Machiavelli, Pascal. Edito sempre da Delfi nel 2018. Ringrazio il, molto il professore Ginsburg per aver accolto il nostro invito e, e gli do il, il benvenuto. Um, salve professore, di nuovo. Uh, vorrei, mh, come dire, porle una prima domanda mh, partendo uh, dalla constatazione di un'impressione collettiva che ha animato. Uh, questi incontri sull'alternativa nella storia fino, fino ad oggi, e cioè quello della crisi contemporanea, in particolar modo della percezione uh, di essere immersi in una realtà in qualche modo astorica, uh, in una forma di perenne attualità, scissa da una conoscenza del legame con, uh, con il proprio passato e uh, proiettato in un futuro completamente sradicato, in un mondo che sembra aver perso, per così dire, uh, memoria e storia. Le chiederei allora, professore, innanzitutto, eh, possiamo operare una, una distinzione tra questi due termini e concetti, tra quello di memoria e di storia? Quanto questi possono essere distinti tra loro e quanto invece eh, sono legati, in particolar modo nel lavoro, nel lavoro dello storico? Sì. Eh, dunque, io partirò dalle riflessioni eh, fatte da un grande sociologo. Eh, francese, eh, Maurice Alvax, eh, che eh, eh, morì a Buchenwald, e ehm, penso in particolare a un libro, eh, Le cadres sociaux de la mémoire 1925, se non erro, e lì diciamo Alvax distingue molto nettamente memoria e storia. Ehm, e però anche vede il loro intreccio allora io partirei da qui cioè dalla distinzione dall'intreccio eh, diciamo che ehm, la memoria è estremamente plastica io qui ricordo un altro grande storico francese ehm, eh, che fu fucilato dai, dai tedeschi marc bloch che eh, diciamo nella eh, prefazione al suo libro sui caratteri originali della storia rurale francese eh, 1932 o 1931 mi pare eh, sottolinea questa plasticità della memoria cioè eh, diciamo la memoria si modifica continuamente eh, e eh, invece nel caso della storia eh, eh, c'è un'esigenza che è diventata diciamo negli ultimi secoli sempre più eh, urgente anche se oggi viene messa in discussione e cioè l'esigenza del controllo, del controllo sui documenti e quindi anche il problema della prova. Ora, nel caso della memoria, eh, la prova eh, in qualche modo è impossibile. Qui io ricordo, eh, diciamo, un episodio che mi colpì moltissimo a proposito di questo tema. Cioè, ehm, diciamo, ehm, anni fa c'è anche, è un, dico subito che è un tema di cui io non mi sono occupato direttamente, so che esiste un libro che però non ho ancora letto, ehm, credo scritto da uno studioso americano. Dunque è un, eh, un episodio che mh, ha come protagonista eh, un uomo che si chiama Ivan Demianuk e diciamo era stato detto eh, che eh, circolava la voce che costui fosse stato eh, un capo eh, in un eh, lager particolarmente feroce e diciamo eh, venne a un certo punto arrestato in Israele e processato e ci furono delle scene terribili di sopravvissuti da Bergen-Belsen che lo riconobbero, eccetera. Dopodiché eh, Demianoc venne assolto per insufficienza di prove, andò negli Stati, negli Stati Uniti, eh, fu di nuovo accusato e stradato in Germania e ci fu un nuovo processo. E diciamo, mh, vennero prodotte le prove, eh, fu condannato a una pena, a una pena irrisoria e morì. Ora, qui abbiamo diciamo, le testimonianze di coloro che lo riconobbero. Allora, queste testimonianze, diciamo, eh, sono diciamo, un dato legato alla memoria e sono un documento sconvolgente, ma sono una prova, questo è diciamo, da dimostrare. E quindi, diciamo in sede giudiziaria, ma la cosa si può riproporre, eh, diciamo, eh, in sede storica, abbiamo delle testimonianze legate alla memoria e delle testimonianze che eh, diciamo possono essere controllate e quindi si ripropone il problema del rapporto fra memoria e storia. Io direi provvisoriamente la memoria si nutre anche della storia, la storia si nutre anche della memoria, però vanno tenute distinte. Allora, diciamo, eh, alimentare la memoria va bene, questo va benissimo, è giustissimo. Qui poi bisognerebbe distinguere naturalmente tra la memoria individuale e la memoria come fatto più diffuso. Io esito di fronte alla memoria collettiva, ma al Vax su questo tema ha scritto delle pagine molto importanti. Però ecco, torno a dire che diciamo, la plasticità della memoria. Ehm, Contrasta invece con la possibilità di controllo che eh, nel caso della storia è urgente. Ah, la ringrazio. Tenterei di, di porle come dire, una seconda sollecitazione, sempre a partire da, questo, da, questo, da questa distinzione e interazione tra memoria e storia, anticipando qualcosa che avrei voluto chiederle dopo, ma che le chiedo sin d'ora. Uh, e cioè, mh, in particolar modo, rispetto alla percezione di quella che è stata, ad esempio, la più grande epidemia che, mh, che il Novecento ha vissuto, cioè l'influenza spagnola, di cui è interessante il modo in cui ritroviamo delle tracce nelle memorie familiari e nei diari, e nelle corrispondenze nel, e nelle testimonianze appunto legate ad una memoria familiare, ma di cui sembra in qualche modo che non c'è una, una storia, nel senso di una rappresentazione. Um, solida uh, di qualcosa che, che abbiamo vissuto durante il Novecento e che ha effettivamente e che è stato uno degli eventi più traumatici di, uh, di quegli anni, uh, il problema è che lo è stata a cavallo di, di due guerre mondiali e quindi in qualche modo passa, passa in sordina. Però ecco, uh, questa... Questo non, uh, questa incapacità in un certo senso a fissare la memoria in qualcosa che, che trascende la memoria e che diventa un patrimonio collettivo solido come può essere una conoscenza storica, ehm, manca a volte e non ci permette di, eh, diciamo, di, di conoscere il nostro passato in maniera più concreta. Beh, diciamo, eh, come lei ha ricordato, eh, l'epidemia eh, de dell'influenza cosiddetta spagnola avvenne eh, diciamo alla fine della, della Prima Guerra Mondiale e quindi in qualche modo fu soverchiata dalla guerra e dalla fine della guerra. E eh, diciamo mh, questo ha impedito eh, che mh, diciamo una um, eh, eh, un impulso degli storici a ricostruire questa vicenda che ha fatto, diciamo, un numero straordinario di morti. Cosa significa questo? Significa che diciamo, eh, la storia, la conoscenza storica parte sempre dal presente, dalle domande del presente. È diciamo, il discorso che ha fatto eh, Benedetto Croce e che, diciamo, cioè sulla storia come storia contemporanea, che diciamo, ha due facce, magari dopo ritornerò su questo punto, cioè, ha due, diciamo, è un'affermazione un che ha due livelli. Cioè, da un lato c'è quello che adesso accennavo, cioè la, la conoscenza storica nasce dalle domande del presente. Poi c'è, diciamo, un secondo livello, cioè croce, diciamo, un livello tecnicamente legato alla filosofia idealistica, cioè la storia, in quanto storia contemporanea, è, 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 è legata al fatto di rendere la storia presente, presentificare la storia. Ora, eh, diciamo, questa ehm, questo elemento idealistico della, della tesi di Croce è stato diciamo, portato al, al suo estremo da Giovanni Gentile, che ha detto: in realtà diciamo, il passato non esiste, esiste solo nella sua presentificazione. E su questo c'è stato uno scontro diciamo, teorico eh, tra Croce e Gentile eh, a metà degli anni 30. Ora, diciamo, ehm, io credo che la tesi gentile sia una tesi assolutamente inaccettabile, io penso che il passato esista, eh, però eh, diciamo che eh, il, la conoscenza storica nasca dalle domande del presente è un dato certo, solo che diciamo, eh, questo è solo il principio, starei per dire, della storia, perché il problema che si pone è, ma allora le domande, eh, eh, diciamo... Eh, non, non c'è rischio che soverchino eh, che vengano proiettate nel passato per cui eh, quello che dominerebbe sarebbe l'anacronismo torniamo alla spagnola io posso immaginare che oggi sull'onda diciamo, della pandemia attuale dei giovani storici decidano di eh, porre delle domande al passato partendo dal presente e cioè chiedendosi Diciamo alla luce di quello che sta succedendo, come stata, come è stata vissuta, che diciamo eh, impatto ha avuto sulla società l'influenza spagnola. Ecco, allora qui eh, si pone un problema, cioè il problema di evitare l'anacronismo. A me pare che, eh, diciamo, nella tesi di Croce, la possibilità dell'anacronismo non venga presa in considerazione, quindi è solo diciamo, l'inizio di un discorso. E io credo che invece l'anacronismo. Diciamo, eh, anche se è stato detto da una serie di storici francesi che l'anacronismo diciamo, è decisivo, eccetera, eccetera, mi pare che sia stata fatta da loro una eh, diciamo, confusione fra domande e risposte. Cioè, eh, su questo tema mi è capitato di scrivere, le domande degli storici sono sempre inizialmente anacronistiche, ma le risposte non devono esserlo. Cioè, dobbiamo cercare di entrare in dialogo. Con le testimonianze del passato per evitare l'anacronismo. Io immagino benissimo che, eh, diciamo, ci sia negli, nei prossimi decenni un recupero della conoscenza spagnola alla, alla luce di quello che sta succedendo. Non per sostenere che, diciamo, quello che è successo allora dopo la prima guerra mondiale era identico a quello che è successo adesso, ma diciamo semmai per sottolineare le differenze. Mi è capitato di dire a questo proposito riformulando la tesi di Croce che ogni storia è storia comparata. In che senso? Nel senso che implica la comparazione fra, diciamo, l'oggi e il passato. Quindi fra le categorie dell'oggi e le categorie del passato, le risposte, le domande dell'oggi e le risposte del passato, eccetera. Grazie. Ecco, no, mm... Come, le chiedo, le, come dire, le pongo una questione metodologica: come è, com è possibile eh, continuare a storicizzare pur comparando, nel senso di non applicare delle categorie che sono delle categorie appunto contemporanee ad un, ad un evento, come può esserlo mh, quello, nel caso della spagnola, di, di un secolo fa, o a eventi eh, molto più lontani nel tempo, e quindi mh, vediamo, ad esempio, con. Quello che, avviene, che è avvenuto nell'ultimo anno con, eh, con la comparsa della cosiddetta cancel culture. Quindi come facciamo a porre comunque una distanza tra noi e il passato, e quindi ad interrogarlo con le categorie di quel tempo e non con le nostre categorie, pur essendo la domanda una domanda contemporanea. Ecco, lei ha detto pur comparando, io invece direi non pur comparando, ma attraverso la comparazione, cioè cominciamo a dire che la comparazione non significa, diciamo, una ricerca delle analogie, cioè la comparazione, diciamo, eh, tiene eh, come dire, eh, analizza sia le convergenze sia le divergenze. Io quello che volevo dire in quella battuta è che, diciamo, noi no, non possiamo fare a meno delle nostre categorie nel momento in cui formuliamo la domanda. E però c'è questo dialogo che è un dialogo, diciamo, sì, metaforico, certo, con le testimonianze del passato. Allora lì si tratta eh, di recuperare quella che, eh, diciamo, è stata chiamata la dimensione antiquaria della storia. Qui faccio eh, allusione a un saggio fondamentale di Arnaldo Pomigliano, 1951, cioè il saggio eh, Storia Antica e Antiquaria. Uh, in, che è stato, questo è il titolo della traduzione italiana Ancient History and the Antiquarian e diciamo in questo saggio eh, Mumigliano ha recuperato diciamo la tradizione antiquaria che in quel momento era ancora a partire dal Settecento ma durava ancora a metà del Novecento era oggetto di ironie eccetera cioè come se gli antiquari si occupassero di uh, diciamo cosucce di, senza interesse Mumigliano ha diciamo, recuperato questa tradizione al punto di proporre nel suo saggio, alla fine, questa definizione della storiografia moderna, cioè una, diciamo, eh, un intreccio della dimensione antiquaria e della histoire philosophique alla Voltaire. Quindi, diciamo, eh, eh, qualcosa che da un lato, eh, come dire, cerca le testimonianze, ehm, si occupa, si preoccupa del controllo eh, delle testimonianze, eccetera, eccetera, quindi c'è questa dimensione erudita e dall'altra parte diciamo la storia filosofica, cioè i grandi, i grandi problemi, quindi anche la consapevolezza metodologica, un'indicazione secondo me decisiva, preziosissima e questo saggio Momiliano è ancora adesso oggetto di eh, grandi discussioni. Io modestamente mh, ho cercato anch'io di contribuire a questo, eh, fra l'altro, retrodatando, eh, diciamo, di mh, almeno un secolo: diciamo, eh, un, uh, un punto decisivo dell'argomentazione di Momigliano, cioè eh, diciamo, l'antiquaria come risposta allo scetticismo nei confronti degli storici dell'antichità. Allora. Eh, in realtà, diciamo, eh, eh, Mobigliano aveva eh, presentato una serie di eh, scritti, testimonianze, eh, anche molto note, ma in una prospettiva nuova eh, che del Seicento, io diciamo, ho scoperto che eh, un famoso erudito, Francesco Robortello, in uno scritto del resto noto, in realtà partiva diciamo, da Sesto Empirico, cioè dallo scetticismo di Sesto Empirico, per, diciamo, eh, Dichiarare che la storia e addirittura, diciamo, lui citava accanto a Tucidide eh, una, eh, eh, una iscrizione, quindi era già in una prospettiva antiquaria. Può dimostrare qualcosa che ci consente di uscire dallo scetticismo. Ora, qui, diciamo, se vogliamo, possiamo posso usare il mio caso minuscolo per eh, diciamo esemplificare quello che dicevo prima, cioè che diciamo. Le domande degli storici eh, nascono dal presente. In questo caso, la mia preoccupazione diciamo, eh, riguardante il nesso eh, scetticismo e eh, risposta allo scetticismo, in termini di prove, era legata alla discussione sul, eh, che ho avuto diciamo, e che è continuata eh, per, per molto tempo. Eh, una discussione con lo scetticismo postmoderno che eh, diciamo, sostiene che ha sostenuto e sostiene, adesso forse in forma più debole, ma comunque che fra eh, diciamo, la, la narrazione storica e la narrazione di finzione non esiste nessuna eh, distinzione rigorosa. Quindi diciamo, eh, io ero partito dagli neoscettici contemporanei e poi ho trovato, diciamo, ho riletto ho ri e mi sono messo a indagare su, uno scettico, su un antiscettico Cinquecentesco. Come Francesco Robortello. Se qualcosa non è chiaro, se vado troppo in fretta, vi prego di, la prego di ah, interrompermi. È, eh? è, chiar, è chiarissimo, professore, la ringrazio. Riprendendo proprio questa differenza tra, tra capacità narrativa o fiction e, e, e storia come, come sapere scientifico e quindi come disciplina, le chiederei sì. um, appunto che tipo di di rapporto c'è, cioè, nel senso la storia è un, una forma di sapere scientifico o è capacità narrativa, nel senso storico e chi è capace di raccontare una storia o di interrogarla per trovarne elementi che appaiono, eh, che appaiono a noi ancora oggi contemporanei, o è anche la capacità di raccontare una storia in forma mh, affascinante o, o come dire mh, eh, divulgativamente eh, appetibile diciamo che ci sono molti tipi di narrazione storica però ecco eh, quando lei mi chiede ma è diciamo la, la, la conoscenza storica ha un carattere scientifico beh dipende diciamo dalla definizione di scienza naturalmente e quindi qui sorge il problema che era stato posto anche da mark Bloch nella eh, nelle sue riflessioni metodologiche uscite postume eh, Apologia della storia o mestiere dello storico: il rapporto fra mh, scienze dure potremmo dire e scienze umane. E su questo magari poi posso, posso, posso tornare. Ora, diciamo, la narrazione, a mio parere, è una componente ineliminabile eh, dalla ricerca storica, nel della ricerca storica, nel senso che anche se noi eh, presentiamo diciamo una serie di statistiche beh se le presentiamo diciamo all'interno di un'argomentazione queste statistiche sono diciamo delle, eh, degli elementi di una narrazione quindi l'argomentazione viene presentata in forma narrativa in maniera secondo me ineliminabile ecco detto questo però la narrazione di finzione è un'altra cosa allora qui arriviamo alla prova però ecco eh, già Bloch diceva e c'è una, una pagina straordinaria su cui eh, diciamo eh, sì io, mh, ho scritto ma poi adesso eh, ci sto tornando sopra eccetera Bloch dice aveva eh, detto ma eh, il grande mh, sviluppo eh, delle scienze storiche eh, nell'ultimo eh, nel, nell secolo è legato al fatto di dare ultimo secolo anche di più due secoli il fatto di dare sempre maggiore importanza alle testimonianze involontarie, alle testimonianze involontarie. E eh, dice quindi, diciamo, accanto non so, alle memorie di un capo di Stato che vuole dare una certa immagine della sua eh, attività politica, eccetera, abbiamo poi delle testimonianze involontarie, cioè che non sono dirette alla... Eh, non hanno come scopo di convincere il pubblico, quindi lui cita diciamo, dei frammenti di vasellame oppure eh, diciamo, delle, mh, eh, eh, dei testamenti, cioè voglio dire delle testimonianze che sono in questo senso involontarie e poi dice, in questa prospettiva, anche eh, eh, le, gli scritti di finzione possono essere letti come testimonianza storica. Allora, questo è un problema che, in effetti, come ho scoperto, si era già posto in forma esplicita eh, a metà del Seicento in Francia. C'è un dialogo straordinario eh, su questo tema. Quindi, diciamo, l'idea di leggere eh, un romanzo in maniera, diciamo, eh, in una prospettiva che non è quella voluta dall'autore, come una testimonianza storica involontaria. E in realtà questo è stato fatto fin dall'antichità a partire da Omero. Che certo non, non era uno storico, ma però è stato letto come, anche come serbatoio di notizie storiche. Qui diciamo riprendo, rielaboro, cerco di sviluppare di nuovo quel saggio eh, di, di Momigliano sull'antiquaria. Quindi eh, leggere Omero in chiave antiquaria o la Bibbia in chiave antiquaria. È stato fatto. Allora, qui diciamo si aprono dei problemi che sono al tempo stesso di storia e di metodologia della storia. Cioè nel senso che uno potrebbe chiedersi ma ehm, quando noi leggiamo un romanzo in una prospettiva storica, cioè al di là delle intenzioni dell'autore, eh, che cosa emerge? Sì, le testimonianze involontarie, però io aggiungerei, c'è anche qualcosa che noi possiamo imparare da un romanziere, per esempio Proust, eh, e cioè delle tecniche narrative che hanno una componente cognitiva. Anche questo è un tema su cui mi è capitato di riflettere a lungo da vari punti di vista, cioè diciamo le narrazioni non sono innocenti. Cioè, ci consentono di entrare in rapporto con la realtà attraverso determinate tecniche. Ora, questa è, diciamo, è una prospettiva completamente diversa da quella dei neoscettici che dicono che non c'è nessuna differenza tra le narrazioni di finzione e le narrazioni storiche. No, questa differenza c'è, però è possibile diciamo, per uno storico eh, eh, diciamo, la, la, eh, leggere dei romanzi in chiave... Eh, mh, eh, non romanzesca ma storica come è possibile per un romanziere leggere dei libri storici in chiave romanzesca qui siamo diciamo a quel rapporto, un rapporto che è simile eh, analogicamente a quello fra storia e memoria cioè si nutrono a vicenda però rimanendo distinti ecco professore le, le chiederei a questo punto visto che lei faceva riferimento anche al alla lettura, ad una possibile lettura che, che, che viene fuori anche in modo casuale a volte, qual è lo spazio del caso nella, nella ricerca storica e anche non solo del caso, ma anche dell'errore dell e della libertà di, di commettere errori nella ricerca. E aggiungerei a questa domanda una, una postilla, che è in realtà una, una curiosità personale. E, eh, e cioè um, se uh, il caso non giocò anche a suo tempo uh, un ruolo per lei nel ritrovamento del, delle carte, dei materiali processuali inquisitoriali riguardanti la, la vicenda di, uh, del protagonista del formaggio e Vermi, ovvero Domenico Scandella, detto Menocchio. Sì, allora io su questo tema del caso ho scritto molto e diciamo, ricordo che quando scrissi insieme a Adriano Prosperi che ho visto ha aperto questo ciclo di conferenze allora eh, noi siamo amici da moltissimo tempo ci siamo trovati studenti normali eccetera ci ritrovammo a Bologna e decidemmo di fare un seminario insieme il risultato di quel seminario è stato da un lato un saggio scritto a quattro mani dall'altra parte un libro che si chiama Giochi di Pazienza eh, un seminario sul beneficio di Cristo che è stato adesso ristampato da Quadlibet, era uscito da in Audi nel 75, è stato adesso ristampato a Quadlibet con eh, diciamo, due postfazioni: il libro ha scritto quattro mani, però le due postfazioni invece sono distinte. E nel frattempo c'è stata anche, curiosamente, una traduzione eh, spagnola che è uscita in Messico e anche annunciata una. Traduzione in portoghese. Dico stranamente, perché mh, è un libro molto tecnico. In questo libro si racconta, per l'appunto, eh, diciamo, come abbiamo svolto il seminario, il dialogo con gli studenti, le, i nostri pregiudizi, come li abbiamo, abbiamo cercato di correggerli, eh, gli errori, come abbiamo cercato di correggerli se ci siamo riusciti, altri ne saranno rimasti. Tutto questo legato alla lettura di un testo, mh, diciamo, diffusissimo alle 500 in Italia, il trattato utilissimo del beneficio di Cristo. Ora, diciamo, questa è stata un'esperienza di, eh, diciamo, di eh, riflessione a posteriori eh, sul metodo. C'è una eh, bellissima battuta che mh, non mi stacco mai di citare del grande sinologo francese Marcel Granet. E questa battuta è stata raccolta da Georges Dumézil, lo storico delle religioni, e questa battuta dice: eh, Allora dico prima, prima in francese, La méthode, c'est la voie après qu'on l'a parcourue. Cioè, il metodo è la strada dopo che la si è percorsa. Allora, lì, Granet eh, faceva un gioco di parole sul greco, la parola metodos, metaodos, dopo la strada. Una forse una etimologia fittizia, forse vera, però diciamo c'è l'idea che la riflessione metodologica arriva dopo, non prima. E diciamo eh, la grandezza delle riflessioni metodologiche di Bloch è che arrivano dopo diciamo, una, una vita spesa sopra eh, i documenti medievali, eccetera, analizzandoli in maniera specifica, con un'erudizione straordinaria. E a questo punto dopo arriva una riflessione retrospettiva sul metodo. Ecco, eh, questo mi pare un, un grande esempio. Eh, allora, il caso. Ne, effettivamente in quel libro, eh, Giochi di pazienza, abbiamo citato una battuta di un grande studioso, Carlo Dionisotti, che dice il caso, e cioè la norma attraverso cui l'ignoto diventa noto. Battuta veramente provocatoria. Allora, diciamo... Da un lato c'è il ruolo del caso, dall'altra parte c'è quello che abbiamo, abbiamo cominciato a, a, diciamo, a, a fare eh, allora eh, a metà degli anni 70, eh, e cioè la produzione del caso. Cosa vuol dire la produzione del caso? Cioè, come raccontiamo nel libro Giochi di pazienza, ci siamo messi Adriana Prosperi a diciamo, frugare nel catalogo a schede dell'archiginnasio, la Biblioteca di Bologna. Perché volevamo ricostruire la foresta, diciamo, in cui eh, era poi cresciuto quest'albero che era il beneficio di Cristo. E cioè l'idea di cercare di um, eh, 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 acchiappare degli eh, eh, scrittori di religione appartenenti a ordini religiosi. E quindi partivamo da nomi come Marco, Giovanni, Benedetto, eccetera. Era proprio andare a tentoni. Ora. Diciamo, abbiamo fatto tutto questo allora con il catalogo a schede. Molti anni dopo, mi trovavo a Los Angeles a insegnare, ho cominciato a fare questo gioco con il catalogo elettronico della biblioteca di UCLA e ho scritto un piccolo articolo che in italiano che si chiama eh, Conversare con Orion. Uh, Orion è il nome del. Eh, del software di quel catalogo ora è stato sostituito ma l'idea di eh, anche lì con degli esempi concreti cioè eh, diciamo un uso non ovvio eh, dei cataloghi elettronici o di google um, quindi non soltanto usare la rete per trovare delle risposte alle nostre domande cosa che eh, faccio anch'io come tutti ma anche provare a esplorarla per imbattersi in domande inattese, che possono eh, portarci ad altre domande e possono poi finalmente, magari anche come io ho cercato di raccontare, eh, incamminarci verso una ricerca che ci porterà in biblioteca, magari in archivio, eccetera, eccetera. Nel caso di Menocchio, perché questa era la domanda, ma dunque qui, vabbè, adesso la racconto brevemente, l'ho raccontata eh, già anche per iscritto, eh, io avevo trovato i primi, eh, eh, il, un, 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 un interrogatorio a, a un benandante, nome a me ignoto, all'Archivio di Stato di Venezia. Eh, stavo facendo una sorta di giro, eh, che era cominciato per l'appunto a Venezia, eh, eh, un giro d'Italia alla ricerca di mh, frammenti, eh, blocchi di archivi inquisitoriali e la tappa successiva era Udine perché sapevo da un vecchio articolo eh, degli anni venti di Antonio Battistella che lì era eh, conservato l'archivio dell'inquisizione friulana non mi fu possibile allora entrare nell'archivio e trovandomi a Udine sono andato alla biblioteca comunale e lì per caso ho trovato che un libro manoscritto, era stato rubato non so quando Dall'archivio arcivescovile, dove non ero riuscito a entrare, e era stato poi ricomprato dalla biblioteca comunale. Quindi diciamo, c'era un frammento di quell'archivio ed era un libro manoscritto, eh, redatto da un inquisitore all'inizio del Settecento, che conteneva un elenco con dei brevi riassunti in latino. Eh, del, dei primi mille processi celebrati eh, dall'Inquisizione del Friuli. E, e diciamo io non potevo entrare diciamo, nell'archivio eh, arcivescovile, avevo però questo elenco e cominciai a leggerlo da cima a fondo e scoprì che, diciamo, nell'archivio, a me allora inaccessibile, c'erano molti processi contro i denandanti di cui allora mh, avevo incontrato una prima testimonianza. E, a un certo punto trovai un accenno a un contadino che pensava che il mondo fosse nato dalla putredine. E ricordo che presi un appunto di fronte a questa uh, anomalia, stranezza, mi incuriosì, però in realtà io allora stavo lavorando sui benandati, quindi passarono sette anni prima, che, eh, diciamo, de, prima di decidere di seguire quella traccia. Nel frattempo ero riuscito a entrare nell'archivio eh, eh, di Udine, arcivescovile di Udine, e quindi trovai i processi contro Menocchio. Quindi, diciamo, c'è stata una combinazione di, eh, sì, eh, certo, caso, e poi, vabbè, eh, diciamo, mh, eh, pazienza. E naturalmente voglio dire, eh, anche qui ci sono le domande che nascono dal presente. cioè eh, non è detto che, chiunque eh, scorrendo quell'indice sarebbe fermato, eh, soffermato su quel, su quel processo per prendere un appunto. Io ricordo che allora pensai, non mi ricordo se poi qualche volta, forse l'ho detto, l'ho raccontato in un'intervista, cioè pensai a qualcosa di lontanissimo dalla, eh, dal, dal Friuli, lontanissimo anche dal, eh, eh, sì, dalla storia religiosa italiana, cioè eh, pensai a un, eh, eh, un elemento del celeberrimo politico eh, che si trova a Colmar, il politico di Grunewald, in cui si vede l'incontro. Eh, mi pare sulla destra c'è una, eh, una eh, tavola con eh, l'incontro di due eh, eremiti in un paesaggio. Eh, diluviale, forse la parola non l'ho inventata io a questo proposito, è stato usato da qualcuno, ma diciamo eh, c'è questo meraviglioso paesaggio e in questo paesaggio si vedono i due che parlano e eh, diciamo, devo dire che leggendo questo Natus eh, ex putredine ho pensato eh, di colpo a quella a quella tavola di Grunewald. La cosa poi è rimasta lì, non ha avuto nessun effetto sulla mia ricerca. Ma per dire come eh, strane possono essere le associazioni, certe volte pertinenti, in questo caso diciamo no, non lo era. Ma eh, però diciamo eh, forse eh, è qualcosa che ha contribuito, quell'associazione eh, ha contribuito alla spinta verso eh, lo studio di questa anomalia. Qui diciamo, il problema delle anomalie naturalmente è un, è un gran problema, nel senso che diciamo, eh, sì, riconosco eh, eh, diciamo, come filo conduttore nella mia ricerca questa eh, diciamo, attenzione alle anomalie e questo diciamo, non voglio dire che sia la via alla ricerca, neanche per sogno. Eh, mi pare però una via molto fruttuosa. Eh, Vabbè, qui potrei raccontare una storiella. Ah, pre prego, professore, la, la prego di farlo. Allora, la storiella è questa. Io ho avuto la fortuna, quando ero a Pisa, studente alla scuola normale, sentì due seminari, ero ormai perfezionando, ma sentì due seminari di Gianf Gianfranco Contini, assolutamente indimenticabili. E eh, diciamo, eh, in uno di quei seminari, Contini, eh, che era, diciamo... Eh, Aveva un lato da attore, era straordinario nella presentazione e disse, raccontò la storia di due filologi francesi. Allora dice, uno era un. Eh, aveva un eh, cranio lucido, eh, una mente anche lucida, cartesiana, e aveva una passione per, eh, diciamo. Ah no, scusate. Ho invertito l'ordine. Allora ricomincio da capo. C'erano due filologi francesi: uno aveva una lunga barba e ehm, aveva una passione per le anomalie eh, grammaticali, eh, eh, stilistiche, insomma, eh, e, diciamo, quando incontrava una di queste anomalie, si carezzava la barba e diceva: Sei bizarro, è bizzarro. Dopodiché eh, c'è l'altro, il, il filologo invece con il cranio lucido, una mente lucida, cartesiano, che eh, vuole ricondurre, aveva la passione di ricondurre l'anomalia alla norma e quando ci riusciva si stropicciava le mani e diceva: C'est satisfaisant pour l'esprit. È eh, soddisfacente per la, per la mente, per l'intelligenza. Ora io eh, sentii questa storia, che, che fu per me indimenticabile, e lì per lì pensai. Che io mi identificavo col filologo barbuto eh, quello che dice se è bizzarro anni dopo però riflettendo ancora ho capito che la cosa era più complicata cioè che in realtà diciamo, non era l'elemento bizzarro in quanto tale che mi appassionava ma diciamo, il rapporto fra i due e a questo punto anche enunciai una formulai un'affermazione e cioè che in realtà le anomalie erano più ricche delle norme, perché mentre eh, eh, le norme non possono, diciamo, eh, enunciare tutte le violazioni possibili, possibili delle norme stesse, invece l'anomalia per definizione include la norma. Ora, Avevo affermato questo e molti anni dopo, ma parlo, diciamo, ci sono decenni fra, eh, di, eh, diciamo, di lavoro in varie direzioni, eccetera, eccetera, che separano queste riflessioni. Eh, dunque, un, uno storico eh, brasiliano, eh, di, eh, siamo poi diventati amici, Espada Lima, Enrique Espada Lima, che ha scritto un libro, il libro più ricco, più particolarizzato sulla... Eh, Microstoria italiana e mi, mi andò un messaggio dicendo ma ti rendi conto che questa battuta che tu hai detto sulla ricchezza maggiore dell'anomalia rispetto alla norma dal punto di vista cognitivo in realtà tu riecheggi quello che ha scritto Carl Schmidt nel suo libro eh, eh, Politici e Teologie Teologia Politica e io rimasi stupito perché l'avevo in effetti eh, formulata questa tesi prima di leggere Schmidt. Andai a controllare però e Schmidt dice "Non era Schmidt". Schmidt cita e dice "Come dice un teologo protestante, non lo cita, qui c'è il fanatismo cattolico oltre che nazista, ma in questo caso cattolico di eh, Schmidt che non nomina il teologo protestante che è Kierkegaard". Ora diciamo Qui sono possibili alcuni equivoci cioè l'idea che l'anomalia è più ricca può essere diciamo, confusa con il culto dell'anomalia che per esempio viene esibito da Michel Foucault eh, nel seminario su Pierre Rivière cioè l'anomalia eh, diciamo esaltata da un punto di vista ideologico io sono lontanissimo da tutto questo io parlo di ricchezza cognitiva dell'anomalia e diciamo credo che effettivamente l'anomalia eh, non tutte le anomalie sono ricche, però ecco, eh, diciamo, forse fugando nei casi normali si vede che la normalità in quanto tale è forse una finzione, non lo so. La ringrazio molto. Eh, proverei a, a sollecitarla ancora su questa. Come dire, su, sulla nozione di anomalia, in particolare osservando qualcosa, almeno che viene fuori leggendo i suoi libri e ascoltandola, eh, ov ovvero che a, a volte a si ha l'impressione di, di trovarsi di fronte a, a quella che può essere la, uh, la parete di un, di un detective che mette insieme dei, dei tasselli di un che, che apparentemente sembrano slegati ma che in realtà sono tasselli di un unico, di un unico mosaico e più si procede più questi tasselli vengono legati. E sembra in un certo modo di trovarsi di fronte al modo in cui Freud, nel, nell'interpretazione dei sogni, analizza e interpreta gli elementi distaccati o slegati della produzione onirica, legandoli insieme in una, in una lettura che, invece, alla fine, è una lettura che tiene degli elementi che, che, sono, che sono tra loro legati. Vorrei chiederle se, in una certa misura rispetto a questo discorso sulla ricchezza, Uh, cognitiva dell'anomalia non c'è anche da parte sua un, un recupero in qualche modo di quella di quella lezione freudiana dell'interpretazione dei sogni nel modo di approcciarsi a... e eh sì certamente anche se non sono sicuro che eh, diciamo il, eh, gli scritti che sto per citare eh, io li abbia letti prima o dopo eh, l'interpretazione dei sogni cioè quando penso al mio incontro con l'anomalia nel campo della ricerca, uno dei primi nomi a cui penso è quello di Leo Spitzer, il grande filologo romanzo, che diciamo in qualche modo, adesso non mi ricordo se usa proprio il termine anomalia, però diciamo, eh, dice: Sì, dobbiamo leggere, rileggere, rileggere un testo e a un certo punto clicca e questo click io credo fosse un, un eco della, della macchina fotografica ma c'è qualcosa che sollecita eh, la nostra attenzione ed è un tratto che è un tratto anomalo ora è molto possibile che in realtà anzi direi certo che Spitzer a sua volta rinvia a Freud cioè quindi diciamo eh, idea dello scarto rispetto alla norma come qualcosa di rivelatore certo diciamo nel, eh, nel Novecento. Rivia Freud, però eh, ci riporta indietro fra l'altro, a una delle, a un, diciamo, eh, a Giovanni Morelli, il conoscitore italiano che scriveva in tedesco con un nome, eh, fin, un finto nome russo Ivan Lermolieff e eh, quando Freud scrisse un saggio anonimo. Eh, poi lo firmò, ma sul Mosè di Michelangelo eh, all'inizio eh, eh, inserì una nota in cui diceva eh, come lo studio della psica, come la psicanalisi fosse indebitata intellettualmente a Giovanni Morelli. Ora nel caso di Giovanni Morelli sì, ci sono delle anomalie, cioè le orecchie, i lobi delle orecchie, il modo di fare le unghie, eccetera, sono altrettante anomalie che consentono diciamo, l'indagine stilistica. Ora io credo che diciamo, mi sono trovato poi a estendere questa nozione di anomalie, cioè non solo diciamo, eh, come tratto stilistico, il lavoro di Morelli mi ha interessato straordinaria, straordinariamente, però diciamo, è un'anomalia in senso più lato e in questo senso certamente Menocchio è un personaggio anomalo, del resto diciamo, era anomalo per eh, i... i Coloro che vivevano nel suo villaggio. Infatti, diciamo, la prima reazione degli inquisitori è: Ma è matto? Lo considerate matto? No, è uno strano, ha idee strane, eccetera. Quindi voglio dire, è un'anomalia che viene percepita anche diciamo, dai contemporanei, oltre che diciamo, da chi poi eh, legge il suo, eh, i suoi processi, come ho fatto io. Ah, approfittando ancora del, del, diciamo, dell'approccio della, dell psicanalitico, riprendo una domanda che ci, viene dal, che ci viene posta dal pubblico da Daniela che eh, chiede: le narrazioni formano anche l'inconscio collettivo e quindi diventano storia? Ma dunque, io eh, diciamo, ho dei dubbi sulla nozione di inconscio collettivo primo. E quindi, diciamo, anche poi sul passaggio successivo, e quindi diventano storia. Allora, io credo che la nozione di inconscio collettivo è una nozione che in realtà viene formulata non da Freud, ma da Jung, anche se poi Freud, diciamo, in questa relazione tormentata che ha con Jung dopo la rottura tra i due, in qualche modo. Anche malauguratamente lo segue. Io credo che da Jung io non ho mai imparato niente, cioè, diciamo, stato rimproverato per iscritto dai seguaci di Jung, eccetera. Io, diciamo, lo, lo, eh, da questa nozione di inconscio collettivo, che ha poi, diciamo, un'implicazione la marchiana, cioè che eh, diciamo, viene poi ereditato l'inconscio collettivo per via biologicamente, io credo che tutto questo sia. sia no. Chiacchiere e chiacchiere anche pericolose, ma diciamo io credo che, eh, diciamo, eh, certo esiste, diciamo, l'inconscio individuale. Dopodiché c'è questa nozione di individuo che è una nozione su cui bisogna riflettere. Allora lì mi sono trovato a scrivere un saggio. Eh, che eh, diciamo adesso ho tradotto in italiano ma, ma entrerà in un volume diciamo di, di una raccolta di saggi quindi per il momento non è disponibile in italiano è uscito in è stato anche ristampato in inglese recentemente e cioè sopra diciamo la, la vergogna eh, Io è un saggio sulla vergogna eh, ricordo che il, coso, il, il motore di questo saggio anche se lì non è menzionato eh, era questo eh, un saggio di ah, mo, molti anni fa. Allora il, il capo eh, del il presidente del Consiglio ita eh, italiano era Berlusconi. E io mi chiesi, ma perché io mi vergogno di Berlusconi? Allora, su questa domanda nacque questa ricerca che è una ricerca sulla nozione di vergogna, eh, andando alle radici, cioè in realtà io riparto da Omero, eccetera, però è un breve saggio ma molto denso, spero. Comunque, eh, diciamo, eh, finisco proponendo una nozione di individuo che forse è banale, ma però, devo dire, mi ha colto un po' di sorpresa, e cioè l'individuo come, eh, diciamo, punto di intersezione di insiemi diversi, insiemi dal punto di vista eh, matematico. Cioè, quindi prendiamo il mio caso, io faccio parte della specie animale eh, Homo sapiens, faccio parte della metà maschile di questa specie, faccio parte di, eh, diciamo, una eh, comunità di cittadini italiani, faccio parte di un insieme molto più ristretto, e cioè di professori nati a Torino che sono andati in pensione, insomma, si continua a restringere, e però questi elementi si intersecano finché si arriva a un insieme in cui c'è un unico membro e cioè quello rappresentato dalle mie impronte digitali ora quello che mi appare interessante riflettendo su questo è che diciamo l'individuo non è del tutto sempre soltanto individuale c'è questa interazione fra gli elementi che sono eh, diciamo ass assolutamente individuali e quelli che invece sono generici, c'è un'interazione. Un Quindi uno storico non può, diciamo, quando affronta un individuo, prendiamo il caso di Menocchio, eh, pensarlo come un'entità assolutamente individuale. Eh, Menocchio condivide, proprio se pensiamo a questa idea di insiemi che si intrecciano, degli elementi con diciamo per esempio un gruppo sociale eccetera e quindi in realtà quando io mi sono trovato a esaminare come Menocchio leggeva i libri nel senso come li ricordava confrontando quello che lui ricordava dei libri che diceva agli inquisitori e con la pagina scritta e trovavo anche lì uno scarto, un'anomalia dentro all'anomalia e però diciamo questa, questo scarto era uno scarto che nella mia ipotesi era uno scarto che non era solo suo, era, era legato all'intreccio fra una cultura contadina orale e l'incontro con la pagina scritta. Ora, diciamo, eh, questa nozione di individuo che io ho proposto forse la scoperta è l'acqua calda, però devo dire che, riflettendoci, mh, mi ha sorpreso: cioè l'idea che ci sia questa interazione tra elementi eh, generici, meno generici. Allora, qui siamo lontani dall'inconscio collettivo, no? Ehm, vabbè. Non so se ho, se ho risposto alla domanda. Ho esposto la mia diffidenza nei confronti della nozione in di inconscio collettivo e anche, diciamo, ho messo le mani avanti di fronte all'idea che eh, si passi dall'inconscio collettivo alla storia. No, la storia non è l'inconscio collettivo. Voglio dire che anche, diciamo... La memoria che viene proposta pubblicamente non può essere una memoria condivisa da tutti. Questo, secondo me, da un punto di vista, qui scendo sul piano politico, diciamo, non, non, è, non, è, non è pensabile questo. Cioè, voglio dire, eh, eh, Esistono, diciamo, rispetto diciamo, alle memorie del passato italiano, eh, delle prospettive diverse e, eh, diciamo, anche se eh, diciamo, eh, la Costituzione enuncia eh, dei principi, ecco, dopodiché però... Eh, si entra poi nella possibilità di reati, l'apologia di fascismo per esempio. Vabbè, ma questo però diciamo è la reazione a un fatto che può verificarsi. Chiarissimo, la ringrazio professore. Uh, verrei su, su delle questioni che abbiamo sollevato, che lei faceva riferimento all'inizio, ma sulle quali vorrei porle ancora una, una, una domanda. Cioè, generalmente parliamo di... Di storia eh, come di un concetto e eh, di un sapere che si pone al tempo stesso in modo singolare e universale. Ma è corretto pensarla esclusivamente in questi termini? Voglio dire, è possibile pensare e fare storia in un senso plurale, cioè tenendo insieme la molteplicità delle storie, e non in una prospettiva che sia eh, unitaria o, o totalizzante, eh, o come dire, unitariamente totalizzante. Ecco. Ma diciamo, ehm, c'è un, uno storico tra i più rappresentativi oggi, ehm, Sanjay Subramaniam. Io sono stato suo collega, siamo molto amici, e lui diciamo, ha lanciato molti anni fa la formula di Histoire Connectée. Eh, lui in quel momento era in Francia. E cioè di storia connessa, cioè studiando per l'appunto, eh, diciamo lui ha una, eh, una formazione culturale estremamente complessa e una padronanza linguistica impressionante di lingue le più diverse, quindi è interessato alla, diciamo, alle connessioni tra diverse culture come possono essere incarnate da determinati personaggi, eccetera. Ora, diciamo, eh, anche qui è chiaro qual è il, eh, la, la spinta, direi che la spinta è da un lato il fatto che lui indiano si è formato in India quindi cioè in, una, in un mondo in un continente possiamo dire in cui eh, diciamo la molteplicità linguistica culturale eccetera è fortissima e dall'altra parte diciamo il fatto di vivere in un mondo sempre più globalizzato come si dice e quindi e questo sta anche dietro alla sua domanda naturalmente quindi diciamo una storia o più storie? Ma Diciamo che eh, eh, la nozione di storia globale la vedo come diciamo, una sfida, una sfida eh, a cui non sappiamo come rispondere noi, in quanto storici. Si possono diciamo, cercare, si può cercare di vedere, eh, questa è diciamo, la risposta che io ho proposto, cioè partire da casi, casi studiati analiticamente. Quindi la microstoria, che eh, in cui il micro si riferisce non alla piccolezza del caso, ma al microscopio, all'analiticità dello sguardo, e diciamo il, le, le eh, implicazioni eh, di, di un caso che possono andare verso la generalizzazione. Quindi c'è questa tensione fra particolare e generale. Verso la, glo la globalità, in qualche modo, non sempre in certi casi. Allora, qui abbiamo naturalmente al tempo stesso una storia e più storie. Ecco, questa sarebbe la mia risposta provvisoria alla sua domanda. La ringrazio. Approfitterei per dare spazio alle domande che ci, che ci arrivano dal pubblico uh, e per riportarle. La domanda di Massimo che chiede, ci sono eventi importanti di cui si hanno memorie, ma per i quali non c'è stata ancora ricostruzione storica o almeno una ricostruzione storica sufficientemente solida? Ma Forse uno è quello che lei ha menzionato prima, cioè la spagnola. Io non ho mai eh, diciamo, non ho fatto nessuna ricerca in questo senso, però mi, ho il dubbio che effettivamente diciamo, se ci sono delle ricerche settoriali però sono inadeguate e diciamo, una ricerca seria, che potrebbe essere una, una ricerca comparata nel senso di vedere come diversi paesi hanno reagito diciamo, a questa epidemia. Quindi Penso che sì, la storia sia piena di, di eh, eventi importantissimi su cui non esistono ricerche adeguate, questo è certo. Ecco, rispetto a questo, mi um, permetto di, di chiederle, farle ancora io una domanda, uh, riprendendo anche quella, quella comparazione, quel metodo comparativo cui lei faceva prima riferimento. E cioè, eh, è impressionante quando leggiamo, per esempio, alcuni testi di Machiavelli, la stessa epistola sulla peste eh, ci racconta di una realtà che non è molto lontana dalla nostra o di un modo di affrontare, per esempio, la peste che non è molto lontano, laddove fa riferimento al, alla necessità di stare lontani anche dai propri familiari, dal, dal vicino, dagli amici, eccetera. E. Eh, e e un altro elemento è quello che pone nei discorsi, per esempio, laddove, mh, laddove uh, individua nelle epidemie uno dei fenomeni naturali uh, che causano una rimozione, o una dimenticanza del, del, del proprio pass del passato e della storia dei, dei popoli. I popoli perdono memoria attraverso alcuni eventi naturali. Ecco, mh, è una domanda che ha di nuovo uh, rivolta al, al contemporaneo, ma come è possibile, secondo lei, che nonostante l'esperienza delle epidemie uh, abbia sempre fatto parte del patrimonio dell'umanità, ne dimentichiamo ogni volta la lezione e siamo incapaci in qualche modo di osservare le nostre diverse temporalità, di, pensarle, di pensare storicamente i nostri diversi tempi la lezione, io penso che sì le lezioni del passato sono ambigue e, e naturalmente non è sempre facile diciamo eh, decifrarle e seguirle ehm, certo eh, spostando un po' eh, diciamo la mia risposta rispetto alla sua domanda direi nonostante questo che lei dice cioè che diciamo eh, non si è tenuto conto della lezione che dovrebbe emergere dal, da, da questi eventi eh, tragici di cui la storia è punteggiata però è, è vero che la narrazione delle epidemie ha costituito materie di riflessione per una elaborazione in direzioni molto diverse penso per esempio e qui faccio riferimento a una mia ricerca personale cioè a come Hobbes Abbia reagito alla eh, storia di Tucidide e alla narrazione, alla descrizione della peste eh, eh, di Atene fatta da Tucidide. Questo è il primo, la traduzione di Tucidide è il primo lavoro pubblicato da Hobbes. Come eh, scopersi, credo di aver dimostrato, in realtà eh, leggendo questa traduzione mi imbattei in una parola eh, nella descrizione della peste di Tucidide che. Eh, non c'è nel testo di uccide, ma che Hobbes inserì e quindi da lì poi sono partito. E questa, questa parola Oh, cioè una parola che implica eh, eh, timore, eh, reverenza, eh, è una parola che ritorna nei passi decisivi delle Viatano. A cominciare da, dalla, dalle pagine celeberrime sopra lo stato di natura. Quindi Hobbes ha ripensato lo stato di natura, ha pensato lo stato di natura e ha scritto quelle sue pagine, in realtà avendo alle spalle la traduzione eh, della, eh, delle pagine di Tucidide sulla Peste di Atene. Quindi, diciamo, questi eventi traumatici sono insieme presenti e dimenticati, ecco, le due cose, cioè, rimossi e però continuano ad agire, certo non per tutti, però in maniera immediata. Ritornano a far parte del nostro patrimonio culturale. La ringrazio. Riprendo ancora alcune domande che ci vengono dal pubblico. E Alessandro, in particolare, chiede che rapporto c'è fra uh, quell'eccezione rispetto alla norma di cui parlava e l'alternativa come possibilità di cambiamento rispetto alle condizioni presenti. Le eccezioni nel passato ci permettono di immaginare alternative rispetto al presente e al futuro? Che è un po' la domanda su... La domanda che sta dietro, diciamo, il, il titolo eh, della vostra serie di lezioni. Ma diciamo, io comincerei con distinguere fra, eh, diciamo, la prospettiva cognitiva e, mh, diciamo, la prospettiva pratica. Cioè, nel senso che, è chiaro, sono due prospettive diverse. Eh, dicevo prima. Eh, è difficile decifrare le lezioni della storia ed è difficile tradurle in pratica allora direi che questo vale anche per le, per le alternative eh, nel senso che poi ci troviamo di fronte a un mondo diverso eh, quindi diciamo eh, naturalmente voglio dire l'idea di star lontani per non eh, trasmettere il contagio è qualcosa che continua a valere però eh, Diciamo, se ci troviamo in una eh, situazione completamente diversa in cui, non so, esistono dei treni, esistono gli aerei, esistono i computers, beh, tutte cose che al tempo di Machiavelli non c'erano e che quindi ci costringono a ripensare il presente. Ecco, io credo quindi che eh, diciamo, il passato, anche per quanto possa venire elaborato, ci mette di fronte a una situazione eh, nuova, diversa. Eh, nel subsole Novi? No, uh, io penso che questo forse qui scatta, come dire, un vizio professionale, quello dello storico, ma direi che questo non è vero. A meno che, diciamo, non si parli per l'appunto del sole, allora uh, il sole effettivamente persiste per quanto tempo? Questo naturalmente nessuno di noi può dirlo, però ecco io. Diciamo accetterei questa battuta su niente di nuovo sotto il sole. Per quanto riferisce, per quanto si, eh, si, si per quanto riferito al sole, per quanto riferito diciamo a quello si svolge nel mondo sublunare, come diceva Aristotele, o subsolare, no, lì non sono d'accordo. La ringrazio. Allora, approfitto ancora delle domande che ci giungono al pubblico per eh, riprendere la, la sollecitazione che veniva da, da Michele. Che però mi sembra più una considerazione che non una domanda, cioè dice interessante il tema della pregnanza epistemologica della narrazione. Un'ipotesi narrare per lo storico non è un mero rimarcare, ma è dare forma e senso alla propria ricerca. Quindi c'è un elemento che ricostruisce, eh, ricama nuovamente. Allora, diciamo, sì, la, parola, il, la metafora di ricamare non mi tocca particolarmente. Io vorrei diciamo, fare un caso estremo, perché naturalmente, siccome ho detto che le anomalie mi interessano, una delle anomalie su cui ho riflettuto è questo. Allora, dunque, è una lezione che feci a Gerusalemme e che poi ho, diciamo, incluso molti anni fa, che poi ho, ho incluso in un libro che si chiama Rapporti di Forza. Cioè, diciamo, io sono partito da eh, una... Eh, un bellissimo saggio di Proust su Flaubert, sulla educazione sentimentale di Flaubert e Proust dice che eh, diciamo eh, un passo, una pagina dell'educazione eh, sentimentale eh, che lui analizza, costituisce il vertice dell'arte di Flaubert. Cos'è questa pagina? Questa pagina è, diciamo, eh, al tempo delle barricate. Uh, il protagonista uh, cammina verso la barricata e vede a un certo punto dietro la barricata una guardia nazionale che prende il fucile e uh, uh, lo prende di mira. Sete Senecal. Era Senecal, Bianco. Il voyageur viaggiò. Allora, dice Proust, questo bianco è il vertice dell'arte, è uno dei, dei vertici dell'arte di Flobera. Allora, qui diciamo, è una, è una tipica battuta che, di quelle che piacevano a Proust, eccetera, una battuta estrema, ma però piena di, eh, eh, di pregnanza. Allora io mi sono detto, ma è possibile analizzare questo bianco da un punto di vista storico? Ed è quello che ho cercato di fare. Cioè, il tema del mio... Del mio Saggio si chiama per appunto decifrare uno spazio bianco e decifrare quello spazio bianco. Allora, lì questa è un diciamo, fa parte della narrazione. Se vogliamo è per riprendere una famosa frase di Barthes: il grado zero della narrazione, il bianco, il bianco tipografico. Certo, nel momento in cui io cito questa, questa frase, sono costretto a fare una lunga pausa. Però, ecco, è una traduzione questa, una traduzione. Delle, di questa eh, diciamo, espe, di questo espediente tipografico lo spazio bianco e vabbè io ho cercato di leggerlo di decifrarlo quindi una sfida cognitiva diciamo lì dietro c'è per quanto mi riguarda c'è diciamo un, un modello cioè che eh, in realtà è per me molto importante quando penso alla narrazione storica cioè un, un saggio bellissimo di Einstein, il grande regista eh, russo, eh, sul montaggio. E eh, diciamo Einstein, che ha diciamo, mh, usato il montaggio in una maniera meravigliosa, riflette sul montaggio e dice, ehm, sì, il montaggio l'ha inventato Griffith, però dietro Griffith c'è Dickens e lo, lo spiega. Ecco, questo per me è stato fondamentale. Cioè, eh, leggere diciamo, eh, la pagina di Dickens come se fosse eh, diciamo, una eh, traduzione di una sequenza visiva e quindi il montaggio come elemento della narrazione. Vabbè, qui potrei continuare. Ma la, la, la invito uh, a continuare riprendendo una domanda di, di Giuseppe che, che ci diceva proprio a proposito dell'anomalia, e eh, rispetto ad elementi che lei sottolineava, in particolare l'ecupero di, di Proust, uh, l'anomalia come elemento rivelatore può essere messa in relazione al concetto di epifania usato dalla critica letteraria? Uh, dunque, io allora questi studi Luperini non li conosco. Certamente, la nozione di epifania è una nozione sì gioisiana. Um, uh, non lo so, no, veramente non sono in condizione di rispondere. Uh, sarei portato appunto, come dicevo. A, mh, andare nella direzione di Spitzer, cioè mh, appunto lo scarto, e quindi forse in ultima analisi eh, andare, andare verso, verso Freud. Ecco. Benissimo. Uh, Riprendo ancora una domanda uh, che ci viene dal pubblico recuperando uh, un elemento che avevamo mh, mh, come dire, che avevamo già osservato in precedenza, cioè il rapporto tra memoria e storia, a cui eh, viene aggiunto la domanda è, che rapporto c'è, la domanda di Paolo, eh, che rapporto c'è fra memoria e storia e democrazia? Quindi se vi è un legame con, con essa? Ma diciamo che eh, il rapporto fra memoria e storia... Uh, non si pone eh, certamente solo in un regime democratico, eh, a parte il fatto che la parola democrazia è una parola diciamo, che eh, abbraccia contenuti storici diversi, se pensiamo che nasce in Grecia, cioè in una società in cui ci sono gli schiavi, in cui le donne eh, non partecipano alla vita pubblica, allora non, di non dimentichiamo questo, cioè la parola democrazia va, va poi analizzata eh, nel suo contenuto specifico. Non è vero. Ora eh, diciamo la, la, il rapporto fra memoria e storia è un rapporto che si pone io direi, allora, in qualunque società umana? No. Allora io comincerei col dire, in qualunque società umana esiste una trasmissione della memoria. Questo sì. Cioè magari a livello familiare, eccetera, però ecco, questo fa parte, diciamo, dell'attrezzatura dell'Homo sapiens. E quindi è un tratto culturale, un tratto, dice, io direi, transculturale. La storia, beh, la storia è un altro discorso, cioè non tutte le società hanno, diciamo, conosciuto la pratica della conoscenza storica e eh, diciamo la trasmissione di scritti eh, eh, di storia. Eh, questo, diciamo, mh, eh, fa parte di una, di una frazione. Eh, delle società umane possiamo dire che è una frazione in espansione ma mh, però eh, diciamo eh, non è, è, è universale tutt'altro come, come pratica culturale ecco eh, la democrazia è diciamo qualcosa di ancora più ristretto ancora di più se eh, diciamo badiamo poi al contenuto bah, Direi che diciamo, in, in ogni società il rapporto fra memoria e storia si pone forse in maniera diversa, anche se quell'affermazione che io formulavo prima, e cioè che la memoria si nutre della storia, eh, e la storia si nutre della memoria, vale in tutte le società in cui la storia esiste, che non sono tutte le società. Ecco, quindi qui eh, bisogna eh, distinguere. Prima ricordavo Dionisotti, il grande eh, storico della letteratura italiana, che diceva il nostro motto deve essere: distingue frequenter. Bisogna distinguere spesso il più possibile. E io penso che questo sia assolutamente vero. Grazie, Grazie professore. Provo ad aggiungere una postilla soltanto a questa, a questa domanda, uh, e cioè, uh, forse. Se, se c'è cioè il, il legame, la distinzione, ma allo stesso tempo l'intreccio di, di memoria e storia non sia un elemento necessario alla, uh, alla fattibilità di una democrazia, cioè al fatto che una democrazia possa sussistere effettivamente. Se non ci sia una dimensione politica appunto del legame tra memoria e storia, nei termini di possibilità di un, di un regime democratico. Sì, però qui allora qui andiamo, eh, diciamo, mh, eh, verso un terreno eh, che è quello della gestione politica della memoria, che va distinto dalla memoria in quanto trasmissione che può avvenire in ambito familiare, eccetera. Quindi, diciamo, noi conosciamo un'istituzione come il giorno della memoria, no? Eh, prima accennavo alla memoria condivisa dicendo che la memoria condivisa, secondo me, non può essere diciamo, una norma imposta, eh, eccetera. Allora, eh, la gestione politica della memoria, eh, sì, è qualcosa che è, venuto, è venuta in, in, in primo piano eh, ormai da decenni. Penso a una, quella grande opera collettiva. Curata da Pierre Norat, che si chiama eh, Le Lieu de Mémoire, che ha avuto anche delle versioni più ridotte anche in Italia in altri paesi, eccetera. Cioè ci sono questi luoghi della memoria, però la memoria, diciamo, può essere anche senza, senza, indipendente dai luoghi. Ora, questa gestione pubblica della memoria, sì, è certamente un fenomeno che, eh, diciamo, eh, fa parte della vita democratica, nel senso che eh, si suppone che non tutti i cittadini leggano libri di storia, per esempio, però ecco, la storia viene, eh, diciamo, deve essere insegnata a scuola, quindi eh, abbiamo anche lì una trasmissione eh, della storia, di una versione della storia. Cioè, questo bisogna che, eh, diciamo, naturalmente, anche a scuola sia sottolineato. Cioè il fatto che diciamo, queste versioni sono delle versioni... Quello che c'è scritto nel manuale non è, diciamo, la verità. O meglio, diciamo, bisogna distinguere caso per caso. Allora, è vero che è esistito Napoleone? Quindi questo è un caso classico. Allora, io penso che sia vero e penso che... La ma questo non è una banalità quella che sto per dire che la dimostrazione dell'inesistenza di Napoleone fa parte dell'onere della prova cioè io non sono tenuto a dimostrare che Napoleone è esistito ma se qualcuno pensa che Napoleone non sia esistito tocca a lei o a lui provarlo io dico anche che è impossibile come dicono tutti però diciamo l'affermazione di Popper di Karl Popper e cioè che una affermazione scientifica è tale perché è falsificabile, teoricamente, vale anche per l'affermazione eh, Napoleone esistito. Teoricamente si potrebbe dimostrare che Napoleone non è esistito. Io penso che fisicamente il nostro mondo collasserebbe, però ecco, eh, in teoria... È, di, è, di, è dimostrabile però qui scatta l'onere della prova e questa è secondo me una nozione interessantissima una nozione che viene dalla, dalla da giure dalla, dalla legge ma vale anche per la prova per la storia cioè diciamo ehm, a chi tocca provare che cosa bisogna vederlo di volta in volta io credo che comunque eh, comunicare agli studenti fin dai bambini come diciamo, si sia arrivati a certe affermazioni nel manuale di storia, questo sia importante. Ne emerge una distinzione che andrebbe come dire, appresa dai, dai bambini, sin dalla scuola, cioè la distinzione tra, tra verità e verità storica. Tra, uh, un come dire, che la verità storica non rapprese, è sempre una verità. In, nel senso, come possiamo interrogare il rapporto tra verità e verità storica? Questa è la domanda di fondo. Ah, io, diciamo, io uso il termine verità anche per la verità storica. Io ricordo, appunto, l'ho citato in vari casi, quando tanti anni fa ero a Yale e, e c'era un convegno. Io dissi verità, truth senza uh, quotation marks, senza virgolette, e tutti scoppiarono a ridere. Ora, io penso che oggi in tempi di fake news forse si riderebbe meno. Quindi diciamo io credo che lo scetticismo nei confronti della nozione di verità ha contribuito a indebolire la resistenza alle fake news. È chiarissimo. Le, uh, le pongo un'ultima un domanda riprendendo, riprendendo quanto diceva in precedenza a proposito del metodo, del caso, del procedere. Uh, attraverso, uh, come dire, del fare del caso un elemento del proprio metodo di indagine storica, di includerlo all'interno, um, per, per chiederle qualcosa, come dire, di, di, di contemporaneo, um, nel senso, um, come valuta, ad esempio, il, 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 gli attuali sistemi di. Uh, di valutazione della, della ricerca per i quali, ad esempio, quando si presenta un progetto di ricerca bisogna già indicare i risultati che verranno fuori, e questo non soltanto uh, nell'ambito delle scienze dure, ma anche in ambito umanistico. Non c'è una perdita di quell'elemento che invece è fondamentale alla ricerca storica o umanistica, in senso più, più generale? Guardi, io qui purtroppo sono da troppi anni fuori, diciamo, dal, dal sistema universitario, eccetera, eccetera, e quindi. Sì, ho visto, alcuni anni sono stato a Bruxelles dove si valutava nella IRC questi progetti di ricerca, notavo in effetti che venivano presentati, ma mi pareva allora in maniera, diciamo, ipotetica dei possibili risultati. Certo, se si tratta di presentarli in maniera ipotetica, vabbè, si, si dà un'idea della prospettiva verso cui ci si muove. Certo, questo, diciamo, eh, non può trasformarsi in una diciamo, anticipazione dei risultati, questo mi pare ovvio. Però ripeto, io mi sento troppo al di fuori, diciamo, eh, dalla, dalla vita universitaria per poter dare una valutazione. La ringrazio. Pongo ancora le, le, le giro un'altra domanda che, che ci viene dal pubblico, da Maurizio, eh, che mi, il quale eh, dice: La cultura della vergogna implicava per i greci eh, di dover pagare le proprie colpe non si vergognavano i greci delle eventuali colpe degli altri. Il professore ha sintetizzato perché mi vergogno di Berlusconi. Parto da questa affermazione per chiedere se questa presa di posizione è la naturale conseguenza del pensiero occidentale che tende ad assolvere colpe collettive e individuali del nostro sistema scaricando le nequizie sugli altri o su altri sistemi. Um... Allora, io qui... Dicia, no, scusi, lei stava dicendo qualcosa, no, no, prego, prego, professore. No, io vorrei distinguere la vergogna dalla colpa, cioè, io non mi sentivo affatto in colpa, diciamo, nei confronti di Berlusconi, però mi chiedevo, ma perché mi vergogno? Allora, qui, voglio dire, poi la risposta è, sì, me ne vergogno in quanto italiano. Allora, però, diciamo, il fatto di essere italiano, diciamo, è una delle componenti della mia individualità, cioè, eh, voglio dire. Mh, eh, mi ricordo Primo Levi che diceva: Sono un italiano ebreo, non un ebreo italiano. E diciamo, anche io potrei dire, diciamo, fatte le debite proporzioni: sì, sono un italiano ebreo e poi moltissime altre cose. Non è vero, come tutti, cioè questa pluralità di identità, eh, voglio dire, eh, io la parola identità non la uso mai diciamo, in maniera analitica ma diciamo nel senso che io non credo affatto che esista un'identità italiana un tema su cui si è stato scritto molto che a mio parere non porta a nessuna parte. Certo se noi spostiamo il discorso sopra le categorie degli attori certo è stato scritto da molta gente gli italiani sono questo e quest'altro eccetera. Questo si può analizzare ma a partire da cosa? A partire da una categoria che non può essere quella di identità. Ora diciamo io credo che quella visione plurale di insieme, di, eh, diciamo di mm, eh, eh, appartenenze, ecco, è una visione che distrugge, va contro l'idea di un'identità um, eh, un singola. No? Quanto poi alla faccenda appunto della vergogna, ma io non penso affatto che io volessi, a, che la, la vergogna autoassolve. Io penso che eh, diciamo, dobbiamo distinguere tra vergogna e colpa, ci mancherebbe altro. E la vergogna può essere una vergogna assolutamente immotivata, però è un sentimento. Quindi io sono contro, mi pare che eh, qui forse io dissento da chi ha posto la domanda, non credo affatto che dietro l'idea di vergogna ci sia un'idea di autoassolvimento e tengo a ribadire la differenza fra vergogna e colpa, perlomeno per quanto riguarda le nostre categorie. Naturalmente voglio dire eh, è stato scritto moltissimo da antropologi, eccetera, eh, per eh, distinguere eh, e ne parlo anch'io nel mio saggio del resto, eh, cioè come il rapporto fra questi eh, queste due nozioni eh, in una traiettoria storica, ma secondo me, però, eh, vanno, vanno tenute rigorosamente distinte. La ringrazio, professore. Allora, ci sono ancora due domande che sintetizzo in una di Francesco Maria e di Zira Miffi, che le chiedono Zira Miffi le chiede eh, una domanda che va oltre la storia, in un certo senso, dice come, eh, come, si, come prefigura la nuova normalità dopo l'esperienza della pandemia? Guardi, io non ne ho la minima idea perché ci siamo dentro quindi io non, non faccio di mestiere il profeta e non posso, non posso proprio rispondere e, um, la seconda è una domanda di Francesco Maria che chiede cosa uh, pensa di un certo ritorno a forme di realismo ingenue in filosofia ma mi sembrano ingenue potrebbe essere, ci potrebbe essere dietro qualcosa di peggio ma diciamo perlomeno sono ingenue Va benissimo, io ehm, come dire, non ci sono, non vedo altre domande dal, dal pubblico. Eh, mh, le, le porrei un'ultima domanda. Eh, appunto, prima lei diceva che non, non ci sono lezioni da, da imparare, mm. eh, mh, ma mi permetto in ogni caso di chiederle se. Uh, come dire, se c'è qualcosa che si percepisce dal presente, in quale direzione? Non, non, non le chiedo di prevedere il futuro, ma, uh, mh, ma di mh, un invito, magari, ad una riflessione su quello che si percepisce dalla condizione presente, su dove stiamo andando, più che altro. Ma diciamo un'infinità di domande, però ecco. Io penso che ce n'è una particolarmente urgente: cioè, io diciamo, sono abbastanza vecchio da poter, da poter dire di aver assistito a una mh, gigantesca rivoluzione tecnologica di cui stiamo fruendo in questo momento, e cioè l'introduzione, diciamo, della, della rete. Ora, diciamo, gli effetti di questo sono molteplici, tutti ne parlano, tutti la usiamo, e però, diciamo, io credo che una, Uh, riflessione approfondita su, sugli effetti di questa tecnologia è un dovere assoluto. Su questo penso che bisogna riflettere, e diciamo, non bisogna accontentarsi di luoghi comuni. Ecco, se pensiamo alla, alle riflessioni generate dalla rivoluzione industriale, beh questo diciamo, ci pone una sfida modello anche ma la realtà è completamente nuova professore la la ringrazio e la ringrazio la ringraziamo per, per il tempo che ci ha dedicato e per questa e per questa conversazione con uh, con lei e per l'opportunità che ci ha dato di dialogare Grazie. E, Grazie. Uh, e questo che era il nostro ultimo incontro dell'evento su sull'alternativa nella storia e e con questo ringrazio anche a nome di tutti eh, ringrazio chi ci ha seguito e, e do appuntamento a, ai prossimi eventi che ci saranno da qui a breve grazie ancora a tutti grazie, eh, grazie a lei e grazie a tutti per, per le domande grazie mille una grazie, serata. grazie una serata